Buonasera, buonasera brava gente, eh? buonasera. Come state? Immagino a casa, da poco avete terminato di cenare e ci lasciamo illuminare dalla luce di Assisi, dalla luce di Francesco. Buonasera brava gente. Mm. E stasera... Commenteremo insieme un Il capitolo terzo, alla ricerca della tonaca della tunica di Gesù, eh? capitolo terzo. Allora, hm? le pagine sono 19, 20 e 21, pagina 19, 20 e 21. Prima di iniziare, faccio dei saluti, quelli che dovevo fare stamattina. Stamattina, per un errore, e invece di girare la uh, telecamera, l'ho spenta eh, nel primo saluto proprio. E quindi, un errore che diventa, è diventato un'opportunità, penso un po', come tutta la nostra vita. Almeno spero eh, che ogni errore possa, o sbaglio possa diventare un'opportunità per ricreare qualcosa di bello, di nuovo. Lo vorrei leggere così: Che ne dite? Mm. Brava gente, mentre passeggiamo lungo questo porticato che ci avvolge, ci abbraccia eh, e ci fa sentire, almeno spero, tutto il calore, l'affetto, il sostegno, la luce di Francesco d'Assisi. Con i suoi chiostri, lui che diceva: Il mio chiostro è il mondo, eh? cioè è l'uomo, è l'uomo. E allora eh, vado prima, prima i saluti brevemente eh, eh, e poi andiamo subito alla lettura del testo. Dicevo stamattina a Marina eh, che oggi vive il suo compleanno, una brava e una santa mamma e saluto anche, so che sta con i figli, uh, Marco, Mico e Mario eh, e ogni bene. E affido anche il vostro papà che sta in paradiso, che ricordo con tanto affetto, mm, il buon Gaetano. E poi Eleonora, eh, Miglietta, eh, che mi ha detto mia figlia Flavia dipinto, oggi festeggia 15 anni. Ogni bene, allora Flavia mi raccomando, è eh, un'età, quella 15 anni adolescenza, eh, di adolescenza, di grandi scoperte, di un mondo che in questo momento non, non vorremmo così, ma che lo affrontiamo così come... Lo accogliamo così com'è, rendendolo migliore con i nostri gesti. Poi saluto Gianluca Esposito, eh, per la cugina Annarita Scogliamiglio, che festeggia anche lei il compleanno oggi. Eh, un grande incoraggiamento, eh? è forte, forte, che le difficoltà si superano tutte. Eh, poi Rosanna Maresca, eh, Dice, gli auguri per la nipotina Anna Rita, eh, ogni bene, mm? è forte anche tu e eh, che Dio davvero diventi la benedizione nel tuo cammino. Danilo Tirocchi, eh, ieri era il suo compleanno, eh, ti ringraziamo per il gesto che hai fatto e San Francesco ti ricompensi e hai pensato ai poveri, noi ti ringraziamo e oggi che è la vigilia, quale vigilia è? Domani il Papa ci cioè, ha detto alla Chiesa di celebrare una giornata particolare, eh? qual è questa giornata particolare domani? Vediamo se vi ricordate, eh? vi ricordate qual è la giornata? Vediamo un po', mm? qual è la giornata? Lo ricordate? Domani è una giornata particolare. Mm? Vediamo se vi ricordate. Facciamo presto però, eh? mi raccomando. La descrivendo, questa sera dormiremo, coraggio sì. E... Domani è una giornata importante per la Chiesa, eh? ne parlerò domani su Radio Rai 1 alle 11 meno 10 vi ricordate buonasera buonasera a tutti voi eh? però vediamo se vi ricordate che giornata è la giornata che papa ha voluto dopo dopo il giubileo della misericordia ha indetto una giornata particolare è stata la prima giornata nella chiesa hm? allora vi ricordate dei poveri, la giornata mondiale di preghiera e di gesti per i poveri e eh, il tema di questa giornata è molto bello, tendi la mano al povero, bellissimo, eh, tendi la mano eh. e Papa ci dice che questo tendere la mano arricchisce noi stessi eh, perché ci fa comprendere che siamo capaci di fare il bene, eh, diventa poi un gesto responsabile, ci responsabilizza. Hm? e diventa anche un gesto di grande carità mm? benissimo allora benissimo e saluto davvero abbracciamo tutti coloro che lavorano e hanno dedicato la vita completamente ai poveri eh? stanno nei centri caritas oppure si prodigano eh? si prodigano eh? si prodigano mm? uh... Bene, bene. E stamattina una persona mi ha fatto notare, dice a volte vedo dei commenti sui migranti non proprio belli, e dice uh, sono persone uh, interessanti però con idee povere. Mm? Quando scriviamo qualcosa uh, contro i migranti di non bello, contro i poveri, eh, riveliamo anche la povertà delle nostre idee. Avevo letto questo commento che mi ha scritto in privato e io ho detto pure che lo condividevo perché lo trovo interessante. A volte i nostri commenti sui migranti sono poveri. Eh. E allora stasera chiediamo a Francesco di darci uno sguardo eh, come lui l'ha avuto sui poveri. Va bene? Spero di non aver dimenticato nessuno. E andiamo. Allora, avete preso il testo? Sì. Eh, poi ci vedremo domani mattina alle 8.25 per il commento per il buongiorno brava gente e allora ecco la pagina che vi vorrei leggere Adamo ed Eva alla ricerca della tunica di Gesù ok ci andiamo siete pronti? Eh, avete il testo tra le mani sì? so che molti di voi ce l'hanno eh Eccolo qui, eh? la tunica e la tonaca, due vite straordinarie, due messaggi indelebili. Siamo a pagina 19, capitolo 3. Adamo ed Eva, come abbiamo visto, furono i primi a indossare una tunica, ma nel cammino biblico che ci porta dal giardino di Eden fino alla croce del Go sul Gorgoda, capita altre volte di imbatterci in tuniche o vesti di pelli di animali. Sempre nella Genesi viene citata la tunica di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. Bellissima questa espressione, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli. Un'affermazione che possiamo fare nostra, eh? che ci dice l'amore che abbiamo per i nostri figli. Altri episodi vengono ben descritti da Anne LeQ nel suo recente testo Hai coperto la mia vergogna. Nell'Antico Testamento troviamo le pelli dei capretti a rivestire le braccia di Giacobbe, il quale grazie a questo trucco riceve al posto del fratello Esaù la benedizione dell'ormai cieco e morente padre Isacco. Teli di pelo di capra e pelli di montone ricoprono la dimora, l'ambiente sacro in cui la cui costruzione Dio chiede a Mosè e che ospita l'Arca dell'Alleanza, la casa che custodisce la testimonianza, le tavole della legge. Poi, nel primo libro dei Re, il mantello serve al profeta Elia per coprire il proprio volto e andare incontro a Dio, perché sa che per vedere Dio bisogna chiudere gli occhi. Potremmo riaprirli soltanto davanti alla croce. Bellissima questa affermazione. Per poter vedere Dio bisogna chiudere gli occhi. E stasera auguro a ciascuno di voi quando andremo a dormire di chiudere gli occhi vedendo Dio, donando a Lui il nostro ultimo pensiero dopo averlo donato ai nostri cari. L'ultima veste fatta di pelli di animali che incontriamo questa volta nel Nuovo Testamento è quella che indossa Giovanni Battista, il quale, secondo i Vangeli di Marco e Matteo, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle ai fianchi. C'è un fatto raccontato dal Vangelo di Luca che ha del leggendario e che lega esperienze di Giovanni Battista e Gesù prima ancora della nascita di entrambi. Elisabetta, madre di Giovanni, riceve la visita della Vergine Maria alla presenza della Madonna il bimbo che Elisabetta porta in grembo sussulta, riempendo la madre di Spirito Santo. Giovanni Battista e Gesù sono interiormente legati. Ed è un'esperienza dell'anima quella che questa prodigiosa ehm, leggenda descrive narrando che Giovanni salutò con grande gioia la venuta di Gesù, in un certo senso, ancor prima di venire al mondo. In realtà Giovanni Battista e Gesù sono incarnazioni di due maniere completamente diverse di rispondere al problema del nostro essere uomini. Entrambi concordano sul fatto che il mondo in cui viviamo non è una vita umana e che, a... e che tutto deve cambiare per avvicinarsi un po' a Dio. Benissimo questa affermazione anche molto forte. No? Eh, il mondo in cui viviamo non è una vita umana. Ecco, chiederci, eh, chiederci cosa fare per rendere umana la nostra vita, attraverso i nostri gesti, i nostri sguardi, il nostro pensare, il nostro amare. Contribuiamo a renderla umana oppure invece contribuiamo a renderla non umana? Questo è l'interrogativo che può emergere dalla riflessione che fa Eugene Devenman. Qualche lustro dopo quell'episodio avviene il passaggio di testimoni, con l'arrivo di Gesù. Nessuno nella Sagra Scrittura avrà più bisogno di vestire pelli di animali. Questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Vedete come Giuseppe era il figlio amato, qui invece in Gesù eh, siamo tutti figli amati. Così come Dio nella Sua misericordia fece vesti per i primi uomini, così Cristo si fa veste per noi e diventa Egli stesso la nostra protezione. Ecco il passaggio eh, che insieme vogliamo meditare: cioè, che Gesù eh, diventa la nostra veste, la veste che ci copre, eh, a volte dalla vergogna, dal peccato, dai nostri errori. Diventa lui la nostra veste, è bellissimo, non c'è più bisogno di vesti. Della misericordia del Padre alla misericordia del Figlio. Dal latino misero, misereo, aver pietà e cor cordis, cuore. La misericordia è quel sentimento per il quale la miseria altrui tocca le corde del nostro cuore. Cristo Gesù è il volto della misericordia del Padre ha ricordato Papa Francesco nell'indire il Giubileo straordinario della misericordia, che si apriva, lo ricordate, l'8 dicembre del 2015. Il mistero della misericordia come condizione della nostra salvezza e come atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. È sempre emozionante leggere quella bolla di Papa Bergoglio, fonte di ispirazione e di speranza. Ma c'è un passaggio e ci avviamo verso la conclusione. In particolare, che a nostro avviso è di rara potenza: la prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo. Di questo amore che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serve e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni, nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un'oasi di misericordia. Ecco, vorrei concludere proprio con questa immagine, eh. trovare un'oasi di misericordia. Vedete, la cosa interessante hm, è che ciascuno di noi cerca misericordia, ciascuno di noi. Io credo, se vi invitassi in questo momento eh, tutti quanti e dire uh, uh, chi cerca misericordia, eh? credo che tutti eh, alzeremmo ecco qua, vediamo se riesco a girare, ci sono, ci sono riuscito, eccoci qua, credo che tutti quanti alzeremmo la mano, eh? chi ha bisogno di misericordia? Eh? Io, io sono il primo, eh? io sto alzando la mano, eh. Io ho bisogno di misericordia. Credo che ciascuno di noi ha bisogno di misericordia. Eh? E allora facciamo diventare le nostre vite oasi di misericordia. Mm? Terminiamo così stasera. La misericordia diventa la nostra veste e diventa anche la tunica che noi vogliamo offrire agli altri. Eh? Quella tunica di Gesù. L'ultima parola sulla croce è Padre perdona, ancora una volta misericordia. Hm? E che cos'è l'annuncio che fra poco vivremo del Natale? Pace agli uomini di buona volontà, pace e misericordia in fondo. Bene allora, hm? mi raccomando. La nostra vita diventa nostra di misericordia. Vi lascio. Certo, vedo i vostri commenti, eh, vedo i vostri commenti, tutti straordinari, eh. Stasera affido a Giosia San Francesco il che mi ha dato tutti i sacramenti, eh. Pensate, riandiamo anche alla prima nostra confessione. Riandiamo anche a quei momenti in cui abbiamo avuto vergogna, abbiamo chinato il capo, che bella questa immagine, eh. Ma immaginate Gesù quanta tenerezza! Ma immaginate Gesù! Io lo vorrei immaginare quando noi abbiamo vergogna di dirgli poi le nostre mancanze, che Lui arriva e eh, con la sua mano e la pone eh, sulle nostre guance. E ci dice, ué! Giusi, Maria, Marina, Luciana, Francesco, Antonio, Mario, Cristina, Daniela, ué! Eh. Ti ho già perdonato. Ti ho già perdonato. E allora, buonanotte, brava gente.